Eccoci con Antonino. Buongiorno. Uno dei massimi esperti di limoncello di Sorrento, un vero e proprio personaggio che ci illustrerà le sue delizie. Per fare un buon limoncello occorre dell'alcol neutro, un alcol puro al 95%, e dei limoni, uno sfusato, un mascolino, un limone particolare, perché è ricco, la sua buccia è ricca di limonina, di un olio essenziale. Con un pelapatate va presa solamente la scorza e la parte più profumata del frutto, anzi di ogni frutto, specialmente del limone. Vedete, io prendo solamente la scorza, senza prendere il bianco, che è la parte un po' più amara. Vi faccio vedere una cosa. La scorza del limone è ricca di limonina, un olio essenziale, vedete, che spray, è come uno spruzzo che c'ha, ci lascia tutto le mani unte di olio. Questo processo si chiama infusione, cioè l'alcol estrae dalla scorza di limone il profumo, l'aroma, l'essenza, e lo scarica tutto nel liquido. Scorsa una settimana, allora Antonino, come prosegue il procedimento dopo l'infusione? Dopo l'infusione ci prepariamo uno sciroppo che è un'acqua con zucchero, uno sciroppo di un litro di acqua con 450 grammi di zucchero, che noi chiamiamo sciroppo. Una volta ottenuto lo sciroppo di acqua e zucchero, lo andremo a mischiare all'infuso, agitando bene il tutto, viene filtrato e viene imbottigliato. E così è il limoncello. Servito sempre ghiacciato, è un ottimo digestivo. Il segreto è berlo sempre ghiacciato dopo pranzo, È un prodotto naturale, con limoni originali di Sorrento, della nostra costiera. E con questo limoncello io faccio un brindisi a voi tutti di venire nella terra delle sirene, dove si gode di passione, di ospitalità e di tante belle cose, di sentirsi un po' a casa propria. Auguri, cin cin.